negli incontri e quindi nelle scuole. Faremo anche delle simulazioni. Io mi sto confrontando proprio con il dottor Oreficini per far sì che Falconara diventi una sorta di città laboratorio, proprio per un discorso di simulazioni che faremo. Pensi, cari amici, quanto sarà quindi importante non solo la fase della comunicazione, ma anche quello della simulazione. Allora, il dottor Amici mi ha chiesto in diverse situazioni di appunto presentare e diffondere alla popolazione il piano di emergenza esterno dell'ATO, il vecchio piano. Ma cosa c'è da dire? Che quel piano era in fase di revisione quando io mi sono stata eletta circa un anno fa. Quindi sarebbe stato assolutamente fuorviante diffondere e far conoscere alla popolazione il vecchio piano, laddove il nuovo sta prevedendo una completa revisione del vecchio, anche perché fa riferimento a linee guida diverse a livello nazionale che sono subentrate successivamente, quindi nel 2016, a quella che era la stesura del PEO originario iniziale vecchio. Allora, capite tutti voi, immagino, che spiegare alla popolazione il vecchio PE sarebbe stato fuorviante, perché si stava nel frattempo definendo il nuovo, in cui sono cambiati molti parametri, anche addirittura la definizione dei vari livelli di rischio, oltre alla viabilità, che è completamente stravolta. Avrei confuso, generato confusione. Quindi è stata scelta anche con la prefettura questa modalità qui. Allora, ripeto però che questi incontri che stiamo facendo, questo è il primo, ne seguiranno altri due, sono focalizzati sul nostro piano di protezione civile, sugli opuscoli, sulle modalità di diffusione, sulle caratteristiche di questo piano, che è stato redatto anche proprio in collaborazione con uno staff veramente molto competente e anche con la supervisione del dottor Roberto Oreficini, che penso sia veramente una delle autorità, direi proprio a livello nazionale, più significative. Noi abbiamo l'onore e il piacere di averlo come persona amica e conoscente. Rendere pubbliche queste riunioni, perché è interessantissimo il piano che ha illustrato con i mezzi, ha parlato di cose reali, pratiche, eccetera, però purtroppo l'assemblea, la platea, che è per esempio fuse, ma io vedo più grandi manifesti che ci sono per la festa di Piazza Lazzini, sì, eccetera, eccetera, così grandi, vuol dire non si può fare qualcosa di più, perché cioè anche per lei, no? Ha organizzato, ci sono certo due ingegneri, qui c'è il comandante, ci sono altre persone, però il popolo ci ha chiamato così, c'è anche l'assessore. Però vuol dire, purtroppo, come quella sulla trasparenza, no? Eravamo in 7, cioè c'è qualcosa che non funziona a livello partecipativo, organizzativo, di propaganda e comunicativo. Allora, noi lo abbiamo motivo, sì, sì, è giusto, questa osservazione è giusta. Mi sembra possibile, sì, scusa, finito, che davanti a questi problemi reali, certo, la partecipazione è quella che è. Allora, beh, la ringrazio per questa sollecitazione. Dunque, per diffondere questa riunione abbiamo utilizzato pagina Facebook del comune, che ha un'ampia diffusione, oltre 4.000 persone iscritte, oltre alla pagina, al sito del comune e anche un messaggino WhatsApp. Oltre ai manifesti. Allora, ci sono i manifesti, quindi manifesti, piano della comunicazione era questo, manifesti cartaceo, sito del comune, pagina Facebook del comune e messaggi WhatsApp. E giornali. La sei l'ultima, 9-10.000 iscritti. La sei l'ultima, 10.000 iscritti. Dieci mila iscritti. No, la gente non mi frega un cazzo. A
Allora, però adesso faccio un'ultima un'ultima osservazione. Per me è stato interessante, interessantissimo. L'ultima riflessione che faccio. Una ulteriore modalità, e quindi le proveremo ancora di più ad essere, magari fa il manifesto ancora più grande, perfetto, lo faremo nella fase della diffusione del piano, perché questa ancora, questa è una fase di consultazione in cui noi veniamo qui e diciamo, cittadini, ancora questo non è il piano approvato. Quindi questa è una fase preliminare, prima. Anche dei volantini da mettere nel portale, nella cassettina della posta, perché non allora, tutti ci abbiamo. Perfetto. Tutti ci abbiamo. Quella modalità però lì ci servirà quando faremo conoscere alla gente il piano. Questo qui è ancora un po' tecnico, cioè è un discorso che è un po' circoscritto a chi vuol venire qui e teoricamente dovrebbe dire io farei questo cambiamento o vuol sapere in anteprima qualcosa. Non è la fase della diffusione. Poi nella fase della diffusione andremo nelle scuole, useremo le brochure, daremo un'amplissima diffusione. Questa è una fase un po' di nicchia. Bravo. Però professoressa, mi scusi, anche questa secondo me ha la sua importanza, certamente sarebbe denaro. Infatti abbiamo fatto. Allora io credo che la tempestività, cioè bisogna organizzarlo molto tempo prima, i manifesti vanno messi molto tempo prima. Ma non è il tempo che suscita interesse, dottor Amici, ma interessante. Anzi, può essere una così, deperiscono. Lei è dirigente scolastica di una scuola, per esempio, un'idea poteva essere quella di far venire o sensibilizzare gli studenti della sua scuola, il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato sensibilizzato. Più ampi, ma neanche un mese prima, passare con i microfoni per la città, allora, usare degli strumenti più efficaci. Non sono d'accordo perché questa fase qui potrebbe essere, no, intesa come una fase di diffusione, invece no, questa è una fase, come ha detto molto giustamente lui, preparatoria, in cui intervengono, una ragazza del Consiglio Comunale, dei ragazzi, che peraltro sono venuti quando abbiamo illustrato, cioè non dimentichiamoci che prima di questi tre incontri abbiamo fatto in una sala di Consiglio Comunale pieno, dico suo fratello, non so se lei c'era, esatto, lì abbiamo invitato tutte le autorità, abbiamo invitato Protezione Civile, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, è stata fatta in una sede ancora più ampia, aggremita, sempre questa fase preliminare illustrativa. Questa era la sede in cui qualcuno poteva fare un intervento, chiedere qualcosa, ma non continuare a aprire l'ennesimo dibattito sui tempi del PE, perché stiamo perdendo di vista l'obiettivo. Mentre invece per il discorso della diffusione assolutamente ci sarà un percorso diverso. Perché? Perché non è che ci andremo a confrontare chiedendo cosa ne dite, ci avete qualcosa da aggiungere, come dovrebbe essere questo e come sarà l'assemblea pubblica del PE. Ci sarà la fase della diffusione che dovrà essere capillare, e allora andremo nelle scuole. Noi, il piano di protezione civile andrà nelle scuole, perché così deve essere. Andrà a realizzare simulazioni. Aspettarci che gli studenti vengano, sappiamo per esperienza, se permette magari io lo so anche meglio di lei, quale può essere l'aspettativa di frequenza, e allora saremo noi invece che andremo nelle scuole, dai più grandi ai più piccoli, e faremo simulazioni insieme con il dottor Oreficini già previste. Consiglio Comunale dei Ragazzi, scusi, non poteva essere, anche l'altra volta non si potevano fare domande. È stato invitato e sarà invitato quando faremo queste assemblee, scusi, per cercare di coinvolgere al massimo in tutte le fasi, anche queste. Anche sono stati invitati nell'altro modo e sono venuti. La domanda è data come è stato legato a me, non c'era la possibilità, visto che qui si possono fare domande, i ragazzi potevano. I ragazzi non fanno domande, scusi, mi scusi, ma i ragazzi ne ho un pochino più conoscenza di lei. I ragazzi in questa fase, no? I ragazzi faranno domande quando presenteremo loro
il piano della protezione approvato, perché questa è una fase in cui più che domande, teoricamente si potrebbero fare osservazioni e interventi per modificare qualcosa. Poi sarà la fase della diffusione e lì faranno domande. Ritornando al discorso di prima, scusi, adesso chiudo. Allora, il piano d'emergenza esterno, quello vecchio, dell'Appio, no, se parla dell'Appio mi alzo, no, me lo dica se parla dell'Appio mi alzo, perché io sono una persona molto paziente e medio, però se mi ripete un'altra volta il PE veramente anche no, avremo un'assemblea pubblica in cui parleremo di quello, ci sarà gente, lo approfondiremo. No, io volevo dire, quando sollecitavo lei a informare la popolazione della precedente giunta, io mi riferivo al periodo che intercorre dal 2012. Precedente giunta, c'era un altro sindaco. Era sindaco, cioè la precedente giunta doveva, a mio avviso, su quel PE precedente che era stato divulgato nel 2012, doveva ripetere l'informativa. Ma torniamo a parlare del PE o del piano della protezione civile? Ecco. Se ogni volta che facciamo gli incontri per il piano della protezione civile lei ripeterà questa performance, me la dica, perché è la persona, magari toglie anche spazio ad altri che vorrebbero intervenire e fa domande. Se l'hai mai chiesto questo? Se lo chieda, perché diventa il monopolio dell'assemblea da parte sua, non mi sembra corretto né per chi è qui al tavolo né soprattutto per le persone poche che ci sono. Il signore accanto ad amici che non so, adesso mi sembra che amici bis, la ringrazio perché ha speso delle parole di apprezzamento sul lavoro e quindi, quindi la ringrazio molto. Ho avuto anche il modo chiaro, calmo, c'era di spiegare anche a me, per esempio, che è sì, infatti è un po' anche la comunicazione va fatta mirata, quindi se qui ci fossero stati ragazzi io avrei adottato un linguaggio diverso. Quindi dividere in target la popolazione è fondamentale, perché a ognuno ti deve arrivare in un modo diverso la comunicazione. E volevo sollecitarvi, chiedervi una mano, cioè lo spirito di questa riunione per me alla fine è avervi attratto come interesse rispetto a un tema che può essere ostico, in cui magari ci troviamo coinvolti soltanto quando c'è l'emergenza, però ci ricordiamo che serve un piano di protezione civile. Quindi al di là di tutte le modalità che il sindaco ha adottato, io vi chiedo, adesso siete rimasti pochi, quando uscite da qua, di adottare quello che ha sempre funzionato, cioè il passaparola. Se uscite da qui convinti che questa esperienza è stata positiva, vi prego di ripeterlo a più persone che conoscete, in maniera tale che insomma l'ultimo scopo potrebbe essere quello di arrivare alla terza assemblea con un certo numero di persone di più, perché anche questo è importante. Cioè dobbiamo sempre chiederci, quando facciamo un'osservazione, io nel mio piccolo che cosa posso fare? Forse voi nel vostro piccolo potete riferire che questa è stata un'esperienza interessante e piacevole. Vi ringrazio. Stesse cose che dice il padre, no? Passate parola. Come passate parola, però ha funzionato. Ha funzionato, funziona. Quindi vedo, insomma. No, perché lei diceva non c'è WhatsApp, magari capisco che alcune persone non tutti hanno gli stessi canali. Quindi no, però voglio dire, non dimentichiamoci che nell'era del digitale c'è anche il passaparola, che quello funziona. Quindi. Perché vuol dire che la maggior parte delle persone anziane, eccetera, eccetera, il cellulare non ce l'hanno, quantomeno possiamo utilizzare poco. Però anche per queste persone, queste target, io immagino che il sindaco abbia pensato di fare anche delle manifestazioni ad altri. Giornali, ripeto, il piano della comunicazione lo ripeto, manifesti, giornali, sito del comune, pagina Facebook e WhatsApp, dove abbiamo quanti iscritti su WhatsApp, Valentina, lo sai, circa 4.000. Anche la salute, l'ho messo anch'io, l'altro volta ho messo 10.000 persone. Allora, perché questo ancora è un po' di nicchia. Io confido che invece ci sarà ampia adesione, e se non c'è andremo noi là, no? Quindi è questa la prospettiva. Quando ci sarà la diffusione, questa ancora è la fase di consultazione in cui in realtà lo spirito dovrebbe essere, come sarà nel PE dell'API, se avete qualche domanda da fare,
in merito a questo fatela. Poi ci sarà invece quella fase lì dove assolutamente è importante che ci sia una diffusione il più possibile capillare. Ma io su questo sono abbastanza allenata, perché a scuola, già quando ero dirigente la prima volta anche a Fabriano, in luoghi anche sismici urbani, ho proprio introdotto queste modalità di simulazione, ad esempio sismica, che non in tutte le scuole vengono fatte, magari si fa con l'antincendio, la prevenzione rispetto all'incendio, non con la sismica. Quindi so anche come si arriva ai ragazzi, ripeto, più che forzarli a venire in un'assemblea del genere, poi estate, vacanza, poi venire un ragazzo, eccetera, sarà molto importante invece fare il lavoro di diffusione nelle scuole, anche con i più piccolini, perché ha detto una cosa interessantissima prima l'ingegner De Montis, e ha detto, bisogna partire dai piccoli, perché la scommessa è questa. Scusi, dottor, mi ci sto concludendo. Scusi. Ecco, la scommessa e la sfida è quella di far veicolare questo messaggio e di far sì che i più piccoli diventino gli interlocutori e crescano. E questa è la vera sfida. A cui sono chiamati anche i grandi. Suggerimento, un bel buffet, allora richiamo più gente. Quando andiamo a scuola i ragazzi sono costretti, quindi lì abbiamo situazioni facili. Qui il buffet, quando ci sarà la diffusione di quello approvato, ci proviamo. Bene, io volevo solo dire una cosa, ringraziare insomma per questa esposizione, anche se i 20 minuti iniziali di attesa un pochino mi stavano facendo prendere la porta, perché francamente no, c'è un aspetto che arriva qualcuno in più. Però sui tempi bisogna essere un po' più, ma non dipende, diciamo, da voi. Dobbiamo aspettare. A parte questo, diciamo che credo che noi cittadini tutti dobbiamo crescere in consapevolezza, perché quando io ho letto questo invito sui mezzi che io uso, sono andata a guardare un po', no? I piani, così. Vedere l'elenco, no? Di tutte le situazioni di rischio che ci sono in questa città mi ha confermato ancora una volta che siamo su una bomba ad orologeria. Io ho veramente paura di quello che può succedere, per quante situazioni critiche abbiamo, no? Anche il fiume, no? Spero che siano puliti, diciamo, perché se arriva un'alluvione la prima cosa che succede è l'allagamento di Castelferretti. Ma a parte questo, mi consola sapere che comunque c'è un piano che va avanti con l'approvazione, che comunque i cittadini saranno informati, perché la comunicazione è la cosa più importante. E quindi questo ci fa capire ancora di più che le problematiche non sono le persone. Noi siamo su una città che corre forti rischi e su quelli dobbiamo lavorare insieme, perché attaccarsi, no, tra le diverse ideologie politicamente sulle piccole cose, cioè qui dobbiamo salvarci tutti. E quando ha preso fuoco tutti fuggivano con le macchine, andavano su per via Barcaglione, perché comunque ci avevano paura che potesse veramente esplodere qualcosa. Questa è la grossa preoccupazione, se facciamo in tempo a salvarci. Allora, i 45 anni che sto in questa città, l'API si è allargata, non è che si è ridotta. Le amministrazioni precedenti non si poteva toccare l'API, perché c'è sempre lavoro e sicurezza, no? Che è un argomento che non è solo di questa città. Dobbiamo far coniugare queste due esigenze, insomma, la sicurezza oggi e la prevenzione vengono sicurezza molto fondamentale. Ok, ci siamo. Buon lavoro, arrivederci. Grazie. Come libra.